ragazzi, siamo in ritardo. Non siamo arrivati neanche da un giorno. Siamo in ritardo. Sono già incastrato. Abbiamo montato tipo 30 secondi fa le tre bici. Fuori il sole sta calando. E c'è Marco che ha visto un trail che si chiama King Kong e ce l'ha in testa fisso qua. Sentiero molto famoso per essere il classico pre-rampage per i rider. Non è famoso per le cartelle. Ma dovete capire che Marco, siamo atterrati e c'è l'ansia. Sì, dall'aeroporto. Ma tanto il problema è che comunque abbiamo tempo di partito. Che devi far questo, ma adesso col buio vaffanculo. Io gli ho mandato la posizione al Simo quando eravamo ancora su lì. Praticamente stiamo andando a fare questo trail che si chiama Flying Monkey, che dovrebbe portare su un trail ancora più nazi, che si chiama King Kong ed è famoso per essere il pre-rampage per i rider. Noi non abbiamo mai girato nello Utah, giustamente primo trail che si va a fare, tipo uno dei trail più peso che c'è secondo me. Tra l'altro praticamente è la mia prima girata dall'infanzia. Infortunio, ma ce la prendiamo nel chill. Vorrei far notare abbigliamento consono del nostro amico Andrea. This is gonna be sick. Tu vai a rampage con la scodellina. Io scrivo sul gruppo casco integrale, casco aperto, nessuno mi risponde. Io ho detto non vado a farlo. Beh, giustamente il rampage lo fanno tutti con la scodella. Ecco un video, ecco. Sono di qua. Gomme gonfie, ma non li sappiamo ancora fare. Guarda qua. Non vorrei che siamo bassi. Marco, non vuoi guardare su Trail Forks un attimo? No, perché? Il là è un po' troppo in giù. Potrebbe essere giusto, però. Ah, questo è l'ingresso. Che bomba, questo è l'ingresso da volare. Veramente? Sì. Ingresso da volare qua. Zio, se non fai il salto del cancello prima di entrare in un trail del genere, vuol dire che non sei pronto per fare il trail del genere. Siamo veramente nella mecca del freeride e non è come girare in Italia. Bisogna ponderare quando si gira qui. Occhio! Lunghi. Buongiorno. Caserina. Io sono gasato. È là, è ancora il sole. Dai, Zili. Però fidati, Marco, prendilo chill. Madonna. Madonna, ma guarda quanto è esposto. Quella. E questo, in teoria, è il sentiero di partenza. Puttana. Che roba è. Madonna, ma guarda che esposizione che c'è. È E qui le 29 potevano aiutare. La cosa che ti ansia di più di sti trail è veramente l'esposizione. È un po' loose il terreno, però l'esposizione è veramente peso. Puttana. Qua, ripidello. Uppa. Io devo andare super chill, raga, perché mi spiace, ma cioè tornare al mio infortunio e già fare sto trail è una cosa abbastanza folle. Quindi me la prenderò veramente chill. È figo di brutto. Se fosse questo, è là. Vedi quella roccia là? Ci siamo! Ah no, è quel pezzo lì. Uccio. Madonna. Tecnico da far schifo comunque, eh. Questo qui, cosa ti avevo detto? È più tecnico questo di quello lì. Questo è l'ingresso, questo è il buongiorno. No, ma porca se troia. Poi al massimo la lancio la bici. E col cazzo che la lanci. Io non lancio niente, non posso lanciare. Peso. Quindi droppare e qui ci sono, c'è un doppio drop. Però ti devo dire che in questa condizione qui non è il massimo fare sentire il qui. Quella cos'è, un droppettino quello lì? Minchia. Forse in salita rende quanto è ripido. Si fa, raga. Però vi dico che non è proprio la situazione migliore per me in questo momento. Zili? Zili! Vediamo se prende il telefono. Intanto guardo se prende il cell. Eccolo, ecco. Ah, eccoti! Cosa dici che facciamo, Marco? Beh, scendere dobbiamo scendere. Adesso, se vedete, ok, siamo venuti su tardi, noi effettivamente
è meglio non venire su così tardi, perché non è che possiamo prenderci tempo, e qui c'è bisogno di tempo per guardare queste feature. Il problema è, se adesso cadi ti fai male, viene buio, è la frenata dopo, che non vorrei andare troppo veloce per quel doppio gradino lì. Se vuoi lo vediamo, ma ci facciamo secondo me tutti i pezzi a piedi adesso. Ma io faccio tutti a piedi adesso. 2 seconds later. Tienila. Grande Marco. Buono. Grande. Buono. Yes. Mi ha aperto la via, grande. Ok. Hai paura anche tu? Sì, sì. Io sono in una condizione che non è il massimo essere qui con la mia gamba così. Ok. Ali, ali, toto. Ah, ok. Buona. Questo è mio fratello. First drive. Yeah boy. Easy, grazie che mi hai fatto. Yeah boy. Lo sai che sbatta che è dirsi in questa condizione di merda. Questo è difficile. Vai a dire. È difficile perché devi andare lì e lì. Quello che fanno tutti, sai qual è? È questa di linea. E poi droppano lì. Esatto, bravo. Comunque la sbatta vera, Marco, è quel droppettino dove sei, che è un po' in curva, devi stare attento a non far scivolare la gomma via. Zio, dobbiamo scendere qui, sta avendo buio. Zili, come va? Brother, ma cosa stai facendo? È un problema del filo. Ma lascia stare il filo, porta giù sta bici che viene buio, vieni giù a piedi. Yes! Non è difficile, riesci anche a rallentare bene, eh? Ok, raga, da qui rende forse. Dai! Dai! Qua. Sì, così. Si manda? Questo è già più tecnico, eh. È un po' più alto ed è proprio drop to flat questo. Madonna, raga, comunque vi dico, cioè, si fanno, sono peso, ste cose veramente nazzi, non sono facili, però sti cazzi. Cosa che fa paura è chiaramente l'esposizione, raga. Cioè, se cadi giù di qui non so dove vai, cioè, è veramente incredibile l'esposizione di sti posti. Comunque, questo pezzo è veramente stronzo qua, qui dove Maggion si è caduto. No! Oh no! No! Non so neanche io come scendere a piedi, cioè dobbiamo passarcela piano piano qua. Dai, oh, perché sennò fa buio, zio. Qui come cazzo scendiamo a piedi, oh? No, aspetta, facciamo una alla volta. Culo. Vai. Usti. Ah, l'hai proprio mollata. Ok, bravo, tieni un secondo che vi scendo. Ok, aspetta. Vai. Sì, no, dopo questo è l'ultimo pezzo nazzi. Comunque qui, raga, si deve arrivare qui. Scendere secondo me fino a qui con la gomma davanti. Quando ti arriva qui, mollare secco il freno in modo tale che ti rimbalza. Atterri lì, appenderti non troppo e fare il droppettino là. No, si fa, si fa, ma è difficile quel doppio. Andiamo a provare il monkey. Dovevamo sbrigarci. Ma tu hai voluto partire, ti ho detto, dai, veloce, no, vengo a fare le foto. C'hai? No. Mollo. Scusa, mi potresti fare una foto con l'iPhone da mandare al mio ortopedico? Marco, mi aiuti? Non so dove mettere il piede destro, che è quello che mi dà fastidio appoggiare. Mi appendo a te. Ok, ci sono, grazie. Puta, raga, guardate qua che roba. Da sotto è incredibile da vedere. Piede, tira sul piede. Tira sulla gamba destra, mettila giù. E metti il piede là dove c'è quella sporgenza. C'è un gradino sotto di te. Dove? Quella sporgenza lì è a forma di zoccolo di gnu. Non lo sto cadendo. No, Marco, dirimi. Sì. Buona, ci sei, a posto. Bravo, bravo. Dato. Puttana, che paura. Scendiamo, via. No, questo qui sì, è facilissimo, è un drop. Dopo, no? Occhio. Ok. Che viene buio. Porca puttana. Che rischio. Nonna, raga. Cioè io 2 mesi fa ero al joyride per terra con la gamba morta. Porca puttana. Affanculo. Siamo qui comunque, perché se vuoi fare una cosa la fai. Sapevo di avere questo viaggio e mi dispiaceva un sacco non poter girare. Raga, siamo qui a girare. Con la paura nel culo. Ma siamo qui a girare. Affanculo. Simo? Ehi, ma raga, tutto a posto? Sì, che è nazi, comunque stiamo scendendo pian piano. No, ma siamo praticamente in fondo. Ti mando la posizione perché noi arriviamo in un punto che vedo che c'è una strada
gippabile che arriva qui. Mando, provo a mandarti la posizione bene, di dove sono adesso, che non sono ancora sulla gippabile, però ce n'è una abbastanza vicino, vedo. Ok, va bene. Ciao ciao. Minchia, abbiamo sbagliato, raga. Comunque non fatelo, ecco. Non imitate questa roba. Brutta idea di Marco Fontana, perché non dovevamo venire così tardi, ma lui c'aveva l'ansia di venire, quindi siamo venuti. Scherzo. Se siamo venuti è anche colpa nostra, ma non bisogna venire in questi luoghi così tardi, perché se per caso, per sbaglio succede qualcosa, no, non è il caso. Salina adesso. Si vede un cazzo già adesso. Occhio qua, occhio. Però siamo arrivati in fondo. Diamo la scusa che c'è l'imbrunire, dovranno scendere. Raga, alla prima, al buio, cioè siamo scesi. Due mesi dopo aver la gamba fuori. Giorno 2 di riding qua in Utah. Oggi andiamo al vecchio sito del Rampage. Non sappiamo cosa trovare, però ci hanno detto che c'è il vecchio sito del Rampage. Proviamo ad andare a capire se c'è qualche linea free ride, magari un pochino più free ride di ieri. Easy to remember. Dove siamo qui? Lì c'è un salto immenso che aveva costruito Clemens Caudela quest'anno per un video. È ancora più grosso dei salti del Rampage. Guardalo qua. Questo è un salto senza alcun senso. Porca troia. Cazzo è lungo. Oh, 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 oh. Questo è lungo. Clouds on the freeway. Now tell me you stay. Ma non è girabile adesso, eh. Ah, oh, mi vola via la bici stando fermo. Totalmente ingirabile. Peccato perché la linea era bella da sopra, eh. Ma siccome appunto c'era un sacco di vento, adesso siamo andati alla ricerca di una linea senza salti, cioè solo discesa. Abbiamo visto quella cresta là. Veramente non so se è raidabile. Proviamo ad andare lì a vedere com'è. Guardate in che posto siamo, ragazzi, che roba. Gas. Vagabonds and marriages. That's gone wrong. Go read death and coffee shops. TV categories call reality. È stato figo, assolutamente. Ma quella linea lì sul ridge che non abbiamo potuto fare per il vento, ragazzi, è rimasta qui. E domani è il nostro ultimo giorno qui in Utah. E io e Marco abbiamo una missione. 7:20. Noi stiamo andando a fare la famosa linea che non siamo riusciti a fare l'altro giorno. E voi direte, ma perché siete così stupidi ad andare alle 7:20? Raga, noi tra esattamente 2 ore dobbiamo essere indietro, perché c'è il commento della Rampage in italiano. Tranne che non potevamo andarcene da questo posto senza aver fatto quella linea lì. Pensate, ragazzi, che a Rampage si svegliano circa, secondo me, alle 5 di mattina, perché alle 5:40 salgono tutti per andare a fare le prove, per essere pronti esattamente in questo momento, cioè alle circa 7:30, quando c'è luce. Oh, spinge su. Ah, ragazzi, se non ci credevate, io e Marco siamo veramente qui, che adesso ci colleghiamo alla chiamata che fanno di check prima della diretta. Sta uscendo la prima luce, stiamo beccando, raga. Oppala. Ok, ragazzi, abbiamo fatto uscire un po' di solino. Intanto abbiamo fatto questa bella chiamata che non è servita a niente. Adesso siamo pronti a farci fino in fondo questo ridge che l'altro giorno non si è riusciti a fare. Essere qui in questo momento è una cosa devastante, devo essere sincero. Veramente sembra un sogno. Bella, Marco, full gas, raga, e andiamo giù. Yo. Il droppino.
E qui, pianino. Madonna, raga, che figo! Ah! Sì, 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 cazzo! Sì, cazzo! Madonna, che figo! Ragazzi, la miccia del freeride si è riaccesa. Bella.